Nel primo pomeriggio di sabato Cremona sembra essere tornata in lockdown. Strade vuote, un unico grande assembramento, i 12.000 compressi allo stadio Zini a dare voce a un sogno che alla penultima giornata di campionato è destinato a restare ancora tale. Perché a vincere l'Ascoli con una zingarata in area dell'ex Baschirotto, perché a perdere è una cremonese passata dal primo al terzo posto in soli 5 giorni. Reduci dallo stadio per la Cremonese, purtroppo seconda sconfitta consecutiva, si resta aggrappati a una flebile speranza di promozione diretta. È una partita, ci aspettavamo che confermassero che la partita di Crotone fosse soltanto un episodio singolo, invece abbiamo visto una squadra che non ha giocato come ci aspettavamo, secondo quelle che erano aspettative, è mancato che esprimessero quella che era la loro idea di gioco. Ecco. Cosa ti ha convinto meno di queste ultime due giornate della Cremonese? Sicuramente bisognava essere un po' più convinti a livello di gioco. Gli avversari di oggi sono stati molto sul pezzo. Sicuramente non è niente ancora detto, però bisognava un attimo essere più aggressivi e forse anche coesi come squadra. Dalla curva al centro città, com'è stata questa partita? C'erano tutt'altri sogni. Un po' amareggiati, poi se si pensa anche a Crotone, 6 punti buttati, potremmo essere in Serie A adesso, vabbè, guardiamo avanti. Cosa è mancato di più secondo te a questa Cremonese nelle ultime due giornate? Ma secondo me anche un po' di spirito di squadra, manca un po' di grinta, diciamo, la voglia di raggiungere l'obiettivo, però vabbè, speriamo, la speranza è l'ultima a morire. Tutti a Como adesso? Tutti a Como, tutti a Como a sostenere la squadra.